In questa registrazione presenterò la formula che l'architetto ha usato per la costruzione della piramide Cestia di Roma sulla data di morte di Caio Cestio. Naturalmente questo sistema lo ho già verificato nelle misure e date doppie dell'Arapacis di Augusto. Caio Cestio, uomo politico, organizzava dei banchetti pubblici in onore degli dei. Dispose nel testamento che la costruzione del suo sepolcro in forma di piramide avvenisse in 330 giorni dal giorno della sua morte. La tomba fu innalzata per gli storici dal 18 al 12 avanti Cristo. Le due misure della piramide, base e altezza, sono: la base 29,50 metri, l'altezza 36,40 metri. Noi trasformiamo tutto in centimetri perché dovremo lavorare con l'unità di misura dello spazio in centimetri e l'unità di misura del tempo, anni e giorni, come numero unico e corrispondente. La somma di queste due misure in centimetri è di 6.590. Se la divido per 10 ho 659. Questo è l'anno di nascita di Caio Cestio. La stessa misura è fatta da 81 per 81 e Caio Cestio è morto a 81 anni. Quindi il numero si rafforza sulla moltiplicazione per se stesso, lasciando fuori un solo numero, che è 29. E questo sarà la chiave di lettura di tutta l'operazione, che naturalmente qui non trattiamo, ma sarà nelle lettere che si trovano sulla piramide, sul numero di parole che dovrà ridarmi, giocare col 29, ma dovrà essere anche della camera sepolcrale all'interno, che giocherà con un altro modulo, che è altra cosa, ma sempre con il 29, e l'altro modulo dovrà essere in rapporto all'anno 740 e alla data 330. Adesso, trovato un solo 29 nelle due misure della piramide, andiamo a vedere l'altra misura, il lato della piramide, che è 41,95 metri, cioè 4.195 centimetri, è composto da 5 volte il 29 e l'81, l'età di Caio, per 50 volte. Vediamo come l'architetto decide l'altezza della piramide. Prenderà dell'81 una volta, prenderà il 659 una volta, riporta insieme, avrà 740 dalla fondazione di Roma, quindi è l'anno in corso, cioè l'anno di morte, che corrisponde al 13 avanti Cristo. Adesso lui questo modulo 29 lo moltiplicherà per 100, è un numero secco, e mi dà l'altezza di 3640 centimetri. La data, cioè il numero 330 dove è scritto sulla colonna, non è altro che il giorno di morte di Caio Cestio, e cioè all'interno del calendario giuliano il 330° giorno è il 26 novembre. Ora, se metto nelle tre misure della piramide il totale, che mi fa 10.785 centimetri, mi resterà il giorno 330, cioè 26 novembre, muore Caio Cestio, dell'anno 740 dalla fondazione di Roma, e resterà fuori 29 per 335. Quindi il riassunto è: i numeri che dobbiamo trovare sono 659 per 10 più 81, 740. L'81 si troverà col 29, 81 età, quindi metterà il 330, tre volte 81 giorni, resterà fuori tre volte 29 giorni.
3 e 3 di questi numeri mi fa il 3,30. Per i romani la ricorrenza di una festività non avveniva nel secolo, nel 50 anni, ma avveniva soltanto quando si ripeteva l'età del defunto, o anche se era in vita, nella ripetizione di quel numero. E quest'anno, che siamo nel 2012, noi sappiamo che la Caio Cestio è morto nel 13 a.C., quindi è morto 2025 anni fa, e quest'anno lo possiamo festeggiare perché è 81 per 25. Ma se noi sappiamo che la piramide, che Caio è morto il 26 novembre del 740, se sono occorsi 330 giorni per la costruzione della piramide, noi ci troveremo nel 741 e sarà finita la piramide nel 22 ottobre del 740. Quindi il prossimo anno, quando sarà il 22 ottobre, avremo il festeggiamento dell'81 per 25.